Nome, cognome, professione. Eva Teruzzi, dirigente di Fiera Milano e studente. Da responsabile della Fiera di Milano, come si comunica un evento? Si comunica progettando con molta attenzione, pensando bene ai target e cercando di farlo sempre con tanta passione. Come si riesce a utilizzare nella pratica di tutti i giorni la comunicazione? Anche quando non si comunica, abbiamo detto, ce lo insegna Vaclavic, e quindi sempre, soprattutto per me, ascoltando gli altri. Quanto sono importanti le lingue straniere e viaggiare nel suo lavoro? Nell'attuale importantissimo, ma anche nei lavori precedenti. E poi in un mondo globale credo che senza la conoscenza delle lingue e il viaggiare per conoscere i popoli sia praticamente impossibile. Come essere studentessa in America, visto che sta seguendo il Master Innovazione e Creatività? Allora, come direbbero delle mie colleghe di Master, wow, 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 gorgeous! E come sarebbe essere una studentessa Color Your Life? Sarebbe ancora gorgeous, però vorrebbe dire togliermi, non lo dico, ma un certo numero di anni rispetto a quelli che ho oggi. Ciò che ho provato a portare oggi al tavolo è proprio l'idea di decostruire una parte delle nostre dei nostri mindset, delle strutture mentali e provare a fare lo sforzo di rivedere proprio quello che facciamo, in particolare introducendo le tecniche della comunicazione non violenta ad obbligarci a riconsiderare il modo con cui osserviamo piuttosto che valutiamo, quindi la differenza tra osservare e valutare, tra come esprimiamo un'emozione e il bisogno di un'emozione, come buttiamo la responsabilità addosso all'altro quando è nostra, quando pensiamo di esserci spiegati e non abbiamo capito qual è il nostro bisogno. E devo dire che sono stati bravissimi in questo, mi hanno veramente stupita, perché è un esercizio che contemporaneamente richiede un forte impegno sul piano della capacità di resettare, no, completamente il proprio cervello, e dall'altra anche un'abilità linguistica e di logica formale non banale.